ragazzi, guardate dove sono. Oggi sono a Peglio, in un paradiso terrestre. Venite con me, vi faccio vedere qualcosa di meraviglioso. Andiamo, andiamo insieme. Allora, questa è una villa in una località incredibile, con una vista meravigliosa, introvabile, forse la più bella villa che c'è qui in zona. Siamo a Peglio, io sono nel suo giardino, l'ho aperta quasi tutta per farvela vedere, dopo l'aprirò tutta così la vedrete. Guardate le mie spalle, sono 300 quasi metri quadrati di casa, divisa in due appartamenti volendo, adesso divisa così perché viene affittata per case vacanze. Questo è il giardino, ha 2500 metri quadrati di giardino, praticamente immaginate qui una piscina, io sono dentro la piscina, ha una vasca qui sotto per contenere l'acqua piovana, quindi per irrigare tutto il giardino. Alle mie spalle, volendo, c'è anche un ulteriore terreno di 3000 metri quadrati, ok? E andiamo a vederla. Il giardino è stupendo, è stato creato tutto un terrafermo qua così per sostenere tutta la casa. Là così ci sono tutti gli animali, siamo proprio in montagna. È un paradiso. Qui c'è la sua terrazza e guardate dove vi porto. Lo vedete alle mie spalle? Che vista che c'è? Ah, devo levare il faccione. Ah, e beh, no, venite a vederla e leverò il faccione. Guardate che roba. È incredibile, incredibile. Qui c'è il suo terrazzo per poter ammirare il panorama e mangiare fuori. E noi entriamo direttamente in casa di soggiorno, perché no? La casa è bellissima, fatta con dei materiali di pregio stupendi. Guardate la pavimentazione, riscaldamento a pavimento, ok? Camino con dei materiali di pregio, pietra. Il camino è chiuso, quindi non è aperto. Ventilazione forzata. Addirittura la casa è stata dipinta con delle vernici, dei prodotti atossici. Il tetto che vedete, che è bellissimo, è fatto ad incastro senza l'uso di una vite, un bullone, ok? Questa è la sua cucina, di lì c'è la sala da pranzo, poi andiamo, questo è il bagno, ho già chiuso le persiane perché ho appena fatto una visita, guardate la qualità del bagno, le pietre sono stupende, qui c'è un soppalchino se uno vuole salire e ricavare altri due posti letto, questa è l'altra camera da letto matrimoniale, qui il suo bagno, di rifiniture eccellenti, da qui si esce ancora sul terrazzo con questa vista, qui a parte l'aria che si respira è eccezionale, vedi giù fino in fondo l'anzio di Delvio, questo è proprio, poi la privacy di questa casa è spettacolare, nel senso che nessuno c'è vicino ed è bellissimo. Questa è l'altra camera da letto, sono luminosissime. Adesso fuori mi si sono già chiuse le persiane, dopo le riapro e guardate le foto, vi metto lì con le fotografie così riuscite a vedere tutti i dettagli della qualità degli infissi, ok? Chiuso, qui c'è la sua padella e qui si riapre. Questo è, vi faccio vedere una caratteristica, chiudiamo piano. Dietro questo muro, questo cartongesso che hanno messo adesso, perché la casa la affittano come casa vacanza e hanno ricavato due appartamenti, quindi dietro qui, nascosto con questo muro, pannello, che poi si può levare senza aver minimamente intaccato nulla, sotto c'è un altro appartamento, lì c'è la scala che porta all'altro appartamento. E adesso vi porto all'altro appartamento, vi faccio vedere tutto il giardino e noi andiamo sotto. È una cosa stupenda. Venite a vederlo perché è bellissimo. Anche se volete fare una gita con la famiglia, si viene su, vi faccio vedere questa casa che è stupenda. Qui sotto vi metto il link per vedere in particolare tutte le fotografie e tutti i dettagli. E vi assicuro che di questa casa ci si può solo innamorare. Questa è la centrale termica, già predisposta per essere divisa eventualmente in due appartamenti.
tenuta in ordine. Qui, quando hanno costruito 15 anni fa, non hanno badato a spese e hanno fatto utilizzato dei materiali di altissimo livello e qualità. Infatti questa casa, se la vedete, sembra finita ieri, invece ha 15 anni, ma è perfetta. Pian terreno con la sua lavanderia, bagno con la lavanderia, questo è uno scalda serviette, quindi scaldamento a pavimento, ma nei bagni ci sono queste per le serviette. Questa è l'altra camera matrimoniale, ok, con il suo armadio a muro, ok. Proseguendo abbiamo, questo è da far diventare una spa, è il bagno padronale che ha questo spazio, perché qui c'era la sua sauna in legno, si può di nuovo rimettere la vasca da massaggio, la sua mega doccia, e questa è la vera e propria spa, ok, con sempre lo scaldavivante e già lo scalda serviette. Questo è un locale, un magazzino dove comunque si possono ricavare spazi dove mettere cibo piuttosto che le valigie o altre cose, una dispensa, ecco. Questa è la scala che vi dicevo, quindi questa scala porta sopra dove c'era il pianoforte, perché hanno diviso in questo modo, perché qui hanno ricavato un'altra zona giorno con la sua cucina. Non vi ho parlato della cucina sopra, che è professionale. Il suo salotto. Poi loro hanno ricavato con questo separé la zona notte con gli altri due letti, con il loro bel camino. Trovate tutti i dettagli sul link che vi metto qui e sotto nella descrizione. Anche qui si esce col suo bel terrazzo, dove uno può venire e prendere il sole, come sta uscendo adesso, oppure godersi il panorama in tutta tranquillità. L'efficienza della casa è eccezionale, si spende pochissimo per il riscaldamento e per tenerla comunque a posto così com'è. Se siete interessati a questa casa e a conoscere il prezzo di questa villa esclusiva che c'è a Peglio di Intelvi, chiamatemi oppure cliccate qui e mi chiederete: ma Ivano, dov'è che si può vedere? Dove? Dov'è che si può vedere? Dove? Su dove.it. Ciao ragazzi!